Vediamo un po' com'è questo ospedale. Va bene. C'è nessuno? Si sente il vento soffiare. Bisogna uscire di qua. Qui c'è una scala, non vorrei che fosse un ingresso alternativo. Ospedale, centro di riabilitazione. No, no, ok, è la strada giusta per entrarci. Ti prego, non farlo. Isaac, avevi in mente qualcosa? Ora ti spiego. Isaac. Dal peccato. Io non volevo. Liberati. Porca troia. No, 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 no. Merda. Cristo. Ora è libero. Ora è libero. Serafita. Cerchiamo gli smarriti. Lei ci guiderà. Ma lui non... No, ok. Hai saputo di Lily? Sì, una vergogna. Ma non... Io... Smarrita! Cacchio! Il problema è che io non ho... Non ho niente per curarmi, ragazzi. Dobbiamo andare lì. Ho finito le cure nella parte contro gli stalker, che era stata un po' difficilotta per me, devo ammetterlo. Il problema è che ascoltando non abbiamo la certezza che non ci sia nessuno, ok? Perché se per caso c'è qualcuno fermo... May she guide you. Ok. Ma quanta ansia mettono le iene? È molto bello il fatto che non possono... Cioè che non parlano e comunicano con i fischi. È una cosa che viene subito istintiva a comprendere. Abbiamo sentito che fanno dei fischi per parlare tra di loro e che fanno dei fischi quando ci vedono. Invece che dire la classica cosa, no? La vedo. Fanno un fischio molto particolare. Ok. Pezzo di merda. Poi lo insulta? Sì, forse.
si interrogano su chi siamo. Dobbiamo andare di là. Sei venuta a cercartela. La cerchi tra le foglie così, se poi ci sono. Aspettate, eh. Quello lì era il fischio che fanno quando trovano un cadavere. Forza. Non siamo soli. Che bello questa vecchia strada che è diventata un prato fiorito. Uccisi tutti? Ah, questa gente è fuori di testa. Tommy, spero che a te stia andando meglio. Speriamo sia ancora vivo. Però era talmente ampia quest'area che a un certo punto mi sono persa, non capivo dove dovevo andare. C'è un tizio enorme. Di merda! Che poi comunque è sempre solo un tizio. Spara, Ellie. Ah sì sì, via. Via la freccia, ok. Scusate ragazzi, è solo che a volte mi spavento, cioè perché non mi aspetto certe cose, quindi... Quindi va male per quello. Abbiamo preso il suo enorme martello. Pensavo fosse un evento che avrebbe fatto comparire Tommy, sinceramente. Che ci avrebbe salvati lui. Allora, aspettate. Ok.
Ok, stiamo iniziando a trovare un filino meno risorse. Non so se ci avete fatto caso. Ok. C'è nessuno? Conviene esserci, Nora. Ah, ok, è quello. E noi stiamo cercando Nora. Siamo in acqua. Ma se vado sotto... Bello. Ok. Forse si può nuotare e sfruttare lo stealth anche nuotando? Tipo andiamo sott'acqua e non sanno più dove siamo? Aspettate. Ci siamo. Provata. Merda. Scappata senza dare nell'occhio. Stiamo perforando l'area, forse è ancora qui. Isaac non sarà contento. Isaac non sarà contento. Cercano anche in barca comunque. Abbiamo trovato una nota. Continuo a sentire spari a ogni ora. Non possiamo aspettare che ci trovino i VLF. Ho nascosto qualcosa di utile nella cassaforte. 38, 55, 23. Prendi, prendi tutto. Ok. Non abbiamo abbastanza materiale, però sarebbe stato interessante. Incrementiamo la stabilità della mira. Ogni tanto ascolto perché ho paura di trovarmi tipo un soldato davanti. Ok. Ok. Un po' difficile da attraversare quest'area perché si è mezza allagata. Ah, di qua. Vai a lì.
Siamo dentro. Oddio. Scusate. È che ho pensato a Metal Gear. Ci ho proprio pensato. A me è salito proprio spontaneo. Oh, ma che cos'è? Che spavento. Non fiatare, cazzo. Sulle mani. Piano. Calmati. Conosci una certa Nora? Sì, certo. Dov'è adesso? È all'ospedale. E dove è all'ospedale? Stanno liberando i piani superiori. La trovi là. No! No! Mia, che distolgo lo sguardo, me la faccio. Ancora. Pesante, mamma mia, veramente pesante secondo me quello che dice Ellie, fa, il modo in cui lo fa. La barca è partita, stiamo per fare le valigie. Bene, la mia ragazza mi aspetta all'avventura. Prendi per il culo. Devo andare di sopra. Adesso con Joe. Ehi, siamo brave insieme. Ci credo. Ma non è giusto. Se vuoi un consiglio, trovati una soldatina. I turni passano prima. Certo. Lo terrò presente. Cazzo. Le iene si stanno avvicinando. Bastardi maniaci, devono morire tutti. Ehi. Sai perché ci hanno richiamati tutti all'avamposto? Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse è arrivata l'ora di combattere. No, pensa a cosa è successo l'ultima volta. E anche Isaac è così matto. Gira questa volta. Cioè, vi rendete conto? Sia chiaro, non è che mi scandalizzo nel senso che dico, oddio, ma ha detto queste cose, che violenza. Però mi stupisce il fatto che noi utilizziamo un personaggio con... Chi è? Che dice certe cose, capito? Qui c'è luce... Finito ragazzi, ci siamo visti qua. Ci ha visti? Ah, quello lì. È entrata nell'erba! È in trappola! Porca puttana! Non avrei dovuto afferrarlo, avrei dovuto finirlo direttamente.
Allora, uno lì. Ah, c'è un altro però. Ecco. Là. Chi c'è? Cavolo! Al diavolo! So! Merda! Ok. Cavolo, la porta era questa qui. Secondo me ce l'avremmo fatta senza fare tutto questo casino se me ne fossi accorta prima. Poi abbiamo sprecato completamente un silenziatore. Ci sono stanze che non abbiamo ancora aperto in cui potreste trovare qualcosa. Ok. Qua? Oddio. È lei? È lei? No. Sì? Quando è stata qui, Abby? Non sono uno stupido. Dobbiamo sapere dove è andata. Quando Isaac ci chiederà un parere. Inizio a perdere la pazienza. Nora. Nora. Io non voglio pagare per lei. Cos'è successo? Abby se n'è andata via? Ah, si sono chiusi dentro. Non gridare. Metti giù quella roba. Pepe. Ti ricordi di me? Certo. Ti ricordi di me? Che cosa vuoi? Abby è passata da qui. Dove è andata? Non lo so. Se mi spari, questo posto si riempirà di soldati. Ma tu sarai morta. Dimmi dove è andata e forse ti lascio libera. Guarda. Potevamo ucciderti. Forse avreste dovuto. O forse non sareste dovuti venire a Jackson. Dov'è Abby? È importante questo video. Senti ancora le sue grida? Cosa? Io le sento ogni notte.
sì. Quello stronzo non meritava nient'altro. Aiuto! Un'intrusa! Ehi, c'è nessuno! Oh, sembrava che stesse cercando di... Resta vicino a Nora per non perderla. Ehi, c'è nessuno! Non seguirla. Vieni qui! Sembrava volessi metterla sul piano, che anche lei era dispiaciuto, che lei non c'entrava, eccetera. Invece... Oh, ma è finito! Al diavolo! Sono riuscita ad attirarli grazie alle bottiglie, credo. Quella ci fa un agguato, secondo me. La sentite tossire? Ah!
Dov'è Abby? Stai inalando spore. Tu sei tu. Sei una luce. Le luci non esistono più. Adesso dice qualcosa. C'entra con quello che è successo con Ellie, forse. Dov'è Abby? Tanto morirò in ogni caso, quindi perché dovrei dirtelo? Perché posso essere veloce. O rendere tutto molto doloroso. Pensa a quello che ha fatto. Alle persone morte per causa sua. Ultima occasione. Non tradirò la mia amica. Sì, allora, abbiamo avuto, credo, la conferma del fatto che la vendetta che hanno fatto nei confronti di Joel c'entrasse con quello che è successo nel finale di The Last of Us 1. Infatti, quando ha visto che Ellie non aveva sintomi, ha detto "sei tu", confermando anche i sospetti comunque del giocatore che Ellie sia l'unica persona immune, ok? Sono io. Va tutto bene. Cazzo. Stai sanguinando. Ma sapessi cosa ne ha fatto. Ah, adesso la usiamo. Si è nascosta qui. In questo acquario. Ok. Andiamo. Ti aiuto a lavarti. Oh, non tira un respiro di sollievo, non si ferma un attimo, Ellie. Non è per niente in sé. Le braccia. Sei piena di graffi, lividi. L'ho fatta parlare. Ehi. Non importa. Non voglio perderti. Tipo sotto shock. Oh.
qui siamo 2 anni prima, in un ospedale pediatrico.